Oggi una puntata speciale di Toccati da Dio. Vogliamo parlare proprio di Padre Pio attraverso la voce di un suo confratello che lo ha assistito durante un momento significativo, la sua ultima messa. Una giornata che, come racconta la cronistoria del convento di San Giovanni Rotondo, è quella giornata che passerà alla storia come una storica giornata che non è stata mai vissuta qui a San Giovanni Rotondo, perché fu la giornata dell'ultima messa di Padre Pio. Domenica 22 settembre 1968, i pellegrini di buon mattino, alle ore 5, si ritrovarono come sempre in chiesa per partecipare alla messa di Padre Pio. Nessuno poteva immaginarsi che in quel giorno Padre Pio celebrava la messa per l'ultima volta. Aperta la porta della chiesa, si precipitò all'interno di Santa Maria delle Grazie tantissima gente per raggiungere i primi banchi e soprattutto per festeggiare Padre Pio. Padre Pio veniva da una grande festa, quella del 50° anniversario delle sue stimmate, ma allo stesso tempo una giornata importante era anche quella legata al convegno internazionale dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Tutti avevano voglia di vedere Padre Pio, di festeggiarlo e di stare proprio con lui. Anche i suoi confratelli. Proprio padre Leonardo Marcucci ci racconta come mai lui si trovò a celebrare con Padre Pio, perché non doveva esserci sull'altare. Allora quel giorno, il 20, sono le stimmate di San Pio, no? E stavamo lì in sacristia, in attesa di vestire Padre Pio e portarlo a accompagnarlo sull'altare. Io ho visto, a un certo punto mi sono fatto coraggio, il 20, mi sono fatto coraggio e ho detto: Padre Mariano, io è quasi un anno che sto qui. Posso fare il diacono? No, il diacono, posso fare il suddiacono? Perché il diacono era padre Onorato Marcucci, era lo stesso cognome mio. Io sono padre Leonardo Marcucci e quello era padre Onorato Marcucci. Sono andato, padre Mariano, ha detto: sì, padre Leonardo, non ti preoccupare. Oggi lo faccio io, stamattina lo faccio io. E il 22, lo fai tu. Io so, va bene, tutto va bene, padre Mariano, rimaniamo così. Ma o perché si è scordato, o perché diciamo voleva fare un po' il furbetto, come si dice comunemente, no? Si presenta ancora a padre Mariano per fare il cosiddetto suddiacono. Ho detto: ma padre Mariano, ma la promessa si deve mantenere. Ah, sì, padre Leonardo, fai tu. Sai tu, certamente sono rimasto un po' scioccato da quelle parole di celebrare con Padre Pio come suo diacono la prima volta.
Quindi sono rimasto contentissimo. Fu un'esperienza indimenticabile per le 2000 persone stipate nella grande chiesa di Santa Maria delle Grazie. Molti di loro facevano parte di gruppi di preghiera fondati da Padre Pio. Proprio per l'occasione del 50° anniversario delle Stimmate, i responsabili dei gruppi di preghiera avevano organizzato un convegno internazionale. La Santa Messa venne spostata dal 20, che era un venerdì, alla domenica 22, proprio per dare la possibilità a tutti coloro che volevano essere presenti di parteciparvi. Anche per questa occasione, come per il 20 settembre, i frati cappuccini addobbarono la chiesa a festa e prepararono una messa solenne in canto con un diacono e un suddiacono, padre Onorato e padre Leonardo, entrambi di San Giovanni Rotondo. Una volta che si era aperta la chiesa, quindi un affollamento di gente, molte persone, perché era una ricorrenza per Padre Pio molto simpatica di gruppi di preghiera da tutte le parti del mondo. E quindi la chiesa era zeppa. Padre Pio celebrò la messa con una certa fatica, ma gli occhi erano quelli di sempre. Le mani scoperte non presentavano più in modo evidente le stimmate, che da qualche tempo non davano sangue, come prima. Si è parlato che le stimmate di Padre Pio, sapete benissimo, lentamente andavano scomparendo. Però per me c'è stato un momento particolare sull'altare, perché sulla mano sinistra, si metteva sulla sinistra, si vedeva ancora una macchiolina rossa. E chi ha visto la Santa Messa, o chi vede la Santa Messa, l'ultima Santa Messa, vede un cerchietto dove si vede questo puntino rosso ancora, che poi questo puntino rosso, la notte, prima di morire, è scomparso tutto. Durante la messa, due sorelline di Firenze, Anna e Lucia Fanoni, fecero per la prima volta la comunione dalle mani di Padre Pio. Nulla era stato programmato, come racconta lo stesso Padre Leonardo. Padre Pio scendeva giù con un certo orario, non lo so, verso le quattro e mezza, e si metteva lì in preghiera. Di tanto in tanto, vogliamo scegliere la messa, sì o no? E il padre superiore ci ha detto che voi dovete uscire alle 5. E dopo un po' di tempo la stessa cosa. Io voglio uscire per dire la messa. Padre, aspettiamo qualche altro minuto perché c'è gente che verrà a dire la Santa Messa. E in questa occasione ho sentito suonare alla porta della sacristia. E io, vestito già da suddiacono, sono andato lì ad aprire la porta e si presenta una signora di Firenze, se non erro, con due bambine vestite di bianco. E dice: padre, noi siamo venuti da Firenze per fare la comunione a questi bambini, ai miei figli, no? Dico: signore, io non so, non ti posso dare una risposta perché l'ordine che hanno dato a Padre, Padre Pio aveva smesso di fare la prima comunione alle bambine da quasi da un anno, e quindi mi trovo in difficoltà. Ma non va, siamo da Firenze, non lo so, il viaggio, la promessa, cioè. Io, un po' particolare, ho detto signore, o sai chi è? Prende i bambini e metterla al primo posto, vediamo che succede. A un certo punto dovevo fare la comunione, Padre Pio, si doveva distribuire la comunione a tutte le persone. E Padre Pio mi guarda e dice: voglio, che fanno quelli bambini là? Ho detto: padre, vorrebbero ricevere la comunione dalle tue mani. E chiamali, perché non li fai venire? Dopo tanto tempo sono state le ultime bambine che hanno fatto la comunione con San Pio. Certamente la mamma è rimasta talmente felice e contenta di questo avvenimento, ed è stato veramente un avvenimento
che è piaciuta, a me è piaciuta la Signora, ma ancora più piaciuta ai bambini che hanno conosciuto e si sono avvicinati a San Pio. Perché durante la messa si sentiva un po' particolare, capito? Quando il Padre Nostro, tanto per dire che si cantava, Padre Pio veniva trascinato, cantava anche lui così il Padre Nostro, però non era un Padre Nostro legittimo, come voglio dire, no? Per le sue sofferenze. Così anche alla fine, quando si cantava Missa Est, che questo veniva cantato dal diacono che era padre onorato, cantava questa Missa Est, no? Appresso a questo padre onorato, andava Padre Pio, però cantato, quasi cantato a modo suo, capito? Perché non ce la faceva più, insomma. Padre nostro, che sei in cielo, tante miserie in nome, come, padre venia te regnum in nome, via te volontà sua, sicut in cielo et in terra, padre nostro, quotidiano me la nobis, odie, et dimitte nobis, debita nostra, sicut et te nostri, dimitte me debita nostris, et te ne nostri, fidu versi in tentazione, me, et fine la nostra madre. Amen, libera nostra, questo nostro Dio. I fedeli lo hanno visto sull'altare per l'ultima volta, il primo sacerdote stigmatizzato, che al termine della Santa Messa, quando stava per lasciare l'altare, che per tutta la vita ebbe un significato profondo, ebbe un mancamento e stava quasi per cadere. L'ultima messa di Padre Pio, l'ultimo incontro con i suoi figli spirituali. Dopo il ringraziamento successe qualcosa di straordinario. Appena lo vidi barcollare, scattai con incredibile agilità. Lo afferrai con forza ed evitai di farlo cadere pesantemente a terra. Sono le parole di Padre Giuseppe Pio, Padre Bill, come lo chiamavano qui in convento. Non riuscirò mai a descrivere ciò che provai in quel momento. Lo vedevo tra le mie braccia, indifeso, con lo sguardo implorante. Sentivo il suo sospiro affaticato, avvertivo il peso del suo corpo. Volevo sostenerlo e nello stesso tempo volevo stringerlo al me come in un abbraccio, però avevo il timore di comprimergli le mani e la ferita del costato. Sbiancato in volto, Padre Pio aveva un volto quasi estraniato da quello che stava succedendo attorno a lui. Giusto il tempo di essere portato in sacrestia e dare uno sguardo, l'ultimo sguardo ai suoi figli spirituali che erano venuti qui per festeggiarlo e salutarli con la parola figli miei, poi di corsa in sacrestia. Al termine della Santa Messa abbiamo cercato di prendere, di accompagnare Padre Pio dall'altare in sacrestia di nuovo. Ma in quel momento è successo quello che tutti sanno, una specie di collasso a San Pio, e quindi c'è avuto quella forza, no? Una forza, diciamo, perché è come ecco, il corpo, più che il corpo, è caduto, stava per cadere, diciamo, da questo malore, quindi si diventa quasi quasi più pesante. Più pesante. Io ho cercato di fare quello che mi è stato possibile. Però quello che ha dato una mano forte è stato un certo americano sacerdote cappuccino, padre Guglielmo. Si avvicina e cintura, come si dice, Padre Pio, lo mettiamo sulla sedia e va in sacrestia. E lì è stata anche una certa riflessione per me. Gli occhi di Padre Pio già erano occhi, diciamo, grandi quasi, no? E quella mattina mi ha dato l'impressione che erano proprio, diciamo, degli occhi lucenti,
guardavo la gente, non lo so, perché sapeva che doveva darci questo saluto, non lo so, e sapeva che doveva lasciare questa terra, quindi ha voluto dare l'ultimo addio alla gente che lo ha amato tanto. L'ultima messa era terminata, l'ultima messa di Padre Pio. La messa nella sua vita è stata il segno visibile e tangibile della sua spiritualità e della sua missione. Per Padre Pio l'altare era il punto di partenza e il punto di arrivo. Scandiva tutti i suoi giorni e tutte le sue notti. Padre Pio aveva celebrato la sua ultima messa. Probabilmente la consapevolezza di non poter più offrire il santo sacrificio a Dio gli aveva fatto scoppiare il cuore. Eravamo tutti tre o quattro studenti, tre o quattro sacerdoti giovani che stavamo in una cella, in una stanza, a parlare un po', a discutere, a scherzare, non lo so. Dopo un certo orario, verso le 11:30, le 12:15, se non erro, ci siamo andati a letto, ma verso le due è passato Padre Mariano da San Paolo Civitate, no? con una campanella in mano, suonandola, dicendo: Padre Pio sta morendo, Padre Pio sta morendo. A sentire queste parole, Padre Pio sta morendo, siamo usciti tutti nel corridoio per vedere, insomma, se che cosa succedeva. Ci siamo raccolti allora, come quando è morto San Francesco, che tutti i frati sono corsi intorno a San Francesco. Anche questa è l'impressione che mi ha dato, anche noi, forse come figli di San Francesco, come amanti di Padre Pio, come amanti più che di Padre Pio, della santità di Padre Pio, siamo andati lì dinanzi alla stanza di Padre Pio, dove c'era l'ultima agonia, che poi, diciamo, l'ultima agonia, verso le 2:30 è uscito una persona, non so se era dottore oppure era un frate, e ci ha detto: Padre Pio è finito, con le parole: Gesù mio, Gesù mio. E quando il Padre Mariano ha suonato il campanello, per me non è sembrato una persona morta, per me ho avuto un'impressione di festività, di gioia, perché almeno io non sapevo niente, no? Però mi ha dato questa impressione che non mi è uscita neanche una lacrima, perché ho pensato: Padre Pio è santo e farai, Padre Pio, diciamo, è Padre Pio, sarà forse santificato, queste sono tutte le riflessioni che ho fatto io, capito? Sarà forse santificato, e la santificazione, diciamo, è una solennità, è una gioia, è una speranza, con tutto il cuore. Ecco, vogliamo ringraziare la santità di Padre Pio, l'amore di Padre Pio.